Eccoci con Maurizio Casagrande. Ciao Maurizio. Ciao, come stai? E, no, bene. bene, bene, bene. Chiuso in casa da un bel po', adesso eh, siamo arrivati tu. a questa benedetta fase 2. Vediamo un attimo se le cose si mettono meglio. Beh, insomma, sì, diciamo rigorosamente in casa, ma in maniera convinta cioè sono convinto insomma, che le cose vadano fatte così e credo che se era necessario rimanere chiusi in casa prima adesso è necessario uscire con grande attenzione vedo che c'è troppa gente che l'ha presa come una sorta di liberazione noi non eravamo in prigione eravamo a casa per evitare il contagio e adesso uscire per prenderselo perché casomai si esce con troppa voglia di muoversi e di fare cose Renderebbe inutile e quindi stupido al 100% la reclusione di prima, allora sì che sarebbe stata una reclusione inutile. Quindi adesso credo che sia la fase in cui bisogna essere più intelligenti, attenti e cercare di, di rendere minimo il rischio. Maurizio, tra un po' parleremo di quella che è questa emergenza che sta colpendo notevolmente il settore del mondo dello spettacolo. Però prima parliamo di te, parliamo delle cose belle. Parliamo sì. di quello che è il, la di quella che è la carriera di Maurizio Casagrande. Ormai ti conoscono tutti. È iniziato. Forse questo non sanno tutti. Che tu hai iniziato uh, in una rock band. Sì, io ho cominciato come batterista, una rock band. Diciamo la prima rock band che ho formato con gli amici, eh, di cui uno purtroppo non c'è più, che era uno dei miei migliori amici, e, e si chiamava I Tetra Neon, Tetra Neon perché eravamo quattro e quindi ci piaceva questa sorta di, di, di cosa un po' colta su tetra e poi tetra neon sono quei pesciolini d'acquario molto carini che hanno quella striscina azzurra sopra sono rossi e sotto sono argentati sono molto comuni negli acquari e si chiamano appunto tetra neon e ci piaceva questa cosa dice, ma tutto questo nome fu scelto con una scatola di fiammiferi questi cosa perché stava c'era un periodo che i fiammiferini quelli piccoli cerini venivano eh, messi in queste scatolette c'erano su de delle cose varie tra le tante la serie di tutti i pescioli d'acquario e quindi decidemmo questo nome esotico Tetra Neon Maurizio eh, tu sei figlio di un grandissimo attore di teatro eh, vogliamo sì. ricordare sì. una carriera notevole quella di papà Come. Anche. Antonio Casagrande beh Notevole, importante, piena di cose, Antonio Casagrande, insomma, molti giovani casomai non sanno chi è, ma non appena faccio un piccolo sforzo quando mi capita, qualche giovanissimo insomma di quelli che ho la fortuna mh, che, che siano i miei ammiratori, insomma, ho la fortuna di avere un pubblico molto giovane ancora e quindi qualche volta non hanno idea di chi sia, ma quando in qualche modo eh, cerco di fargli arrivare ci sono delle cose che sono rimaste nella storia e per alcuni giovani il famoso film di Bellavista, così parlò Bellavista, c'è la scena famosissima di mio padre con le manette che, viene, che dà le indicazioni usando solo le mani e quindi è una cosa che insomma <ride> molti conoscono, anche di quelli che non hanno conosciuto Antonio Casagrande dell'epoca che era insomma uno straordinario attore, io dico forse l'unico, ma sicuramente a mio avviso ovviamente migliore attore napoletano inglese cioè che ha fatto della napoletanità charme e eleganza invece che come qualcun altro invece che tende con successo alcune volte quindi non, non è una critica la mia ma è una constatazione che cerca di portare invece della napoletanità soltanto quel lato più grossier più più volgarotto più più casericcio. Invece c'è un napoletano elegantissimo che fa tanto ridere, che può essere tanto ironico e, e superiore, senza necessariamente essere anche volgarotto e ignorante. Allora Maurizio, dicevo sì. da, da un figlio d'arte, attore di teatro, come mai all'inizio sei entrato nel mondo musicale rispetto a, a quello che doveva essere il percorso più? Più pratico in pratica. Guarda poi... sì, io non sono uno che ritiene che bisogna fare quello che fanno i genitori, non lo penso. Eh, se avessi un figlio non lo, ma sconsiglierei il mio lavoro perché penso che seguire le orme paterne o materne non è mai una buona idea. E io non avevo nessuna intenzione di farlo anche perché la mia passione era veramente la musica. Io racconto sempre che quando sono andato per la prima volta a scuola, alle elementari, eh, eh, ebbi un trauma perché scoprì, soltanto andando in prima classe, che non tutti suonavano perché tutti a casa mia suonavano: mia madre, mio padre, mia nonna, mio zio. Tutte le persone che frequentavano casa suonavano il pianoforte, chi la chitarra, c'era cioè sempre molta musicalità. Quindi io pensavo che tutti suonassero nel mondo. E invece poi ho scoperto che quelli che suonavano erano pochietti, altri eh, usavano, avevano la musica semplicemente come ascolto, non come, come produzione, come capacità di, di, di fare musica e suonare. E, è una cosa che mi ha scioccato. Io ho sempre avuto la passione della musica, Suono la batteria come strumento. Diciamo che ho affrontato professionalmente, che ho studiato, ma suoniccio un po' tutti gli strumenti. Sono molto musicale, mi piace moltissimo la musica e continuo a essere un attore, una, cioè un musicista che fa l'attore. Non sono mai stato un vero e proprio attore, basta. Quindi sono un uomo di spettacolo che ha, che ha scoperto la musica per istinto. E poi si è avvicinato al teatro per caso, per poi innamorarsi di questo mestiere, ma è stata la vita che mi ha portato a diventare un attore, eh, scrivere, poi eh, dirigere e così via. La scelta di istinto e di pancia che avevo fatto era quella della musica. Maurizio, ricordi la tua prima volta eh, a mm -hmm. livello recitativo come attore? Qual è stata? Guarda, io la prima volta che mi hanno coinvolto in una cosa, teatro, poi teatro era una commedia dell'arte, mi hanno fatto fare, per puro caso, a parte delle piccolissime cose che avevo già fatto, ma in questa era diciamo una sorta di, di, di cosa professionale, perché era la mattina per le scuole, però bisognava andare lì, c'era una sorta di scenografia, ci portavamo le nostre luci, andavamo con le macchine, io sono sempre stato uno che si è svegliato molto tardi la mattina, quindi immaginate che si significava svegliarmi alle sette e andare a fare questa cosa un po' così, intontito dal sonno. E facevo pantalone, facevo il vecchio, facevo e tenevo vent'anni, ero magro come un chiodo, eh, piccolino, mingerlino, però la voce aiutava perché ho sempre avuto una voce piuttosto scura e quindi facevo il vecchio, e mi divertivo molto perché poi avevo una ragazza che poi tra l'altro molto carina ma era un po' più grande di me che faceva mia figlia <ride> e quindi io facevo il padre, avevo questi bambini che modiavano perché io ero quello che impediva a mia figlia di, di andare con l'innamorato e quindi <ride> cioè, facevo Questa è stata la mia prima esperienza e lo spettacolo si chiamava Lo Policinella Innamorato, che era un canovaccio del, del 400 credo, ma insomma rivisto da un autore che si chiama Massimo Perez che faceva queste cose era molto bravo a fare questo pulcinella e io così io ho mosso i primi passi però ho scoperto che cosa significava recitare per i bambini che sono dei critici spaventosi e con i quali non puoi sbagliare perché ricordo che una volta per motivi scenici avevamo uno scaletto eh, dal quale l'innamorato cioè, che usava questo scaletto per salire eh, sul balcone della fidanzata che era una torretta montata per motivi Tecnici tra il primo e il secondo tempo eh, ci fu il problema che la, la torretta dove stava la fidanzata era un po' pericolante. Allora si decise di usare l'altra torretta che c'era. E non ti dico che successe quando i bambini vedevano l'innamorato che stava andando nella casa sbagliata: non ci fu verso, dovemmo far scendere la fidanzata, spostarla a entrare nell'altro palazzo e poi rifare la cena. Allora sì. Perché quelli dicevano come, quello è stato dall'altra parte, perché è stato lì? i bambini sono straordinari, ti, ai ti aiutano a non sbagliare. Vincenzo Salemme, l'incontro. Eh, beh, l'incontro-scontro, cioè l'incontro-scontro, nel senso eh, che è stato proprio quegli, quegli incontri che ti fanno. Cambiare proprio percorso, io lavoravo e lavoravo anche molto bene, devo dire, perché guadagnavo un bel po' di soldini. All'epoca eh, lavoravo al um, Teatro Bellini di Napoli. Nel frattempo, che aveva riaperto i battenti, io avevo fatto l'inaugurazione ed ero diventato uno degli attori di punta di questa compagnia. E quindi eh, cominciavo a guadagnare un bel po' di soldi. Poi una serie di vicissitudini mi portarono a avere un po' di difficoltà, ma comunque mi guardavo in giro e andai una sera. A trovare una mia amica che recitava in uno spettacolo di un certo Vincenzo Salemme, che io avevo sentito nominare ma che non avevo mai visto, e dico va bene, andiamo a vedere di che si tratta. Ma era più per vedere lei che andare a vedere lo spettacolo. Poi, di fatto, invece, poi di lei mi dimenticai completamente perché di fatto invece mi innamorai di Salemme <ride> perché vidi questo signore che metteva su delle commedie folli. Un po' particolari e che soprattutto lasciava uno spazio agli attori spaventoso, cosa che i capocomici, che avevo la conosciuto fino ad allora, mh, si sognavano di fare perché giustamente, dico giustamente così per non essere antipatico, facevano di tutto per aumentare il loro spazio e casomai ti mettevano anche in difficoltà quando tu cercavi una piccola improvvisazione, cercavi un po' di spazio personale di crescita e, e quindi conobbi questo signore e dissi guarda Vincenzo se dovesse capitare chiamami e lui presa la palla al balzo anche perché aveva bisogno di attori perché andava in giro lui lavorava molto bene con Luca De Filippo però aveva messo su una sua piccola compagnia che era molto scalcagnata cioè non aveva soldi non aveva cose e gli disse: guarda se dovesse succedere chiamami che vengo volentieri lui mi ha chiamato e io mi sono dovuto eh, diciamo dovuto scegliere tra un lavoro che facevo anche ben retribuito e con molte date andai a lavorare con lui che mi dava pochissimo si lavorava una volta ogni tanto però mi divertivo e quindi ho fatto una scelta di cuore e non ho sbagliato il primo film è stato l'amico del cuore grande successo forse inaspettato all'inizio beh chi se l'aspettava no figurati io quando sono arrivato a Napoli la prima volta io ero un attore che faceva teatro da ormai 10-12 anni ma per me la popolarità era un concetto sconosciuto, cioè gli attori di teatro alcune volte bravissimi, non sempre perché non è detto che chi fa teatro è per forza bravo, però diciamo che ce ne sono alcuni veramente bravi. Io mi ritenevo un bravo attore di teatro, però il pubblico molto spesso non mi riconosceva neanche quando avevo finito lo spettacolo e uscivo, non, non, non mi identificava come uno di quelli che aveva visto, quindi non ero abituato alla popolarità, ero abituato al teatro, abituato al palcoscenico, al pubblico, ma non alla popolarità. Torno da Roma, eh, perché ho vissuto moltissimo a Roma, ancora oggi mi divido tra Napoli e Roma, ma all'epoca ero stanziale a Roma. Torno a Napoli a trovare mia madre e due ragazzine che erano su un motorino nel vedermi scendere dall'auto prese dal fatto che mi avevano riconosciuto, si stavano schiantando in un pullman che saliva perché si erano girate e non avevano visto che il motorino aveva deviato, io feci in tempo di... a te si salvarono, fortunatamente beh, mi resi conto di essere diventato molto conosciuto, ma nel giro di 15 giorni, perché lo spettacolo, cioè il, il film è brutale successo, è che a Napoli fece dei numeri eh, che penso nella storia non siano mai stati superati. C'erano i cinema che facevano lo spettacolo di luna di notte, cioè quello dopo lo spettacolo straordinario, mettevano insieme tutti quelli che a mezzanotte, insomma che alle 11 e mezza, non erano riusciti ad entrare. Dicevano: Vabbè, ma se voi rimanete.. C'era questo cinema a Napoli che diceva: Se voi rimanete, ne faccio un'altra di proiezione. Quindi si mettevano lì, andavano a mangiare una cosa, tornavano e si riempiva un'altra sala. All'una luna di notte penso che nella storia non sia mai più successa una cosa del genere, se no per dei casi spettacolari. Ma insomma, a noi, illustri sconosciuti, per noi era una cosa unica e meravigliosa. E questa collaborazione è andata avanti tanto tempo, diversi film realizzati sì. insieme? Come no, tanti. E mi dispiace anche che, <coughs> piccola critica <coughs> al cinema, che non è molto brava. A tenere insieme, eh, io credo che un buon produttore avrebbe fatto bene a mantenere alcune dinamiche perché funzionavano tanto senza per questo, per lavorare per forza è sempre solo insieme, Non siamo mai. però ehm, molto spesso mi è capitato che abbiano detto no, oh, vabbè, ma sono due napoletani perché prendiamo mano, Dico per dire, prendiamo un milanè perché c'è questo, soprattutto nella commedia. C'è questo, diciamo, fare il casting geografico, lo chiamo io, che, che non mi convince, perché io penso che ci voglia l'atto giusto per il ruolo giusto. Ma al di là di dov'è, milanese o siciliano, uh, est o ovest, di do dove sia, sia l'importante è che sia quello giusto. E c'erano certe dinamiche tra me e Vincenzo, soprattutto, che erano talmente forti e potenti, che chissà che non sia. Eh, diciamo, non accaduto il grande film. Perché penso che se ci fosse stato un percorso, forse si sarebbe arrivato anche a qualcosa di, di veramente bello, che forse non capiterà, oppure capiterà, insomma, non si sa mai. Però voglio dire, non, non c'è stato qualcuno che ha fatto sì che accadesse fino ad oggi. ecco. Il percorso si è interrotto dopo molti successi e ognuno sì. ha intrapreso un percorso diverso. È un percorso Certamente. di successo, e Maurizio ha anche provato a passare dietro alla macchina da presa con due film. Oh, il primo è stato Una donna per la, vita. per la vita: che è un film che io amo moltissimo e che mh, purtroppo la critica non ha capito neanche vagamente. E questo non vuole essere una critica alla critica, perché non è il lavoro dell'attore, però insomma non mi ha convinto il modo di aver visto il mio film perché era un film che aveva un, un tentativo probabilmente non perfettamente riuscito, ma nessuno ha colto il segno di una cosa, cioè tentare di raccontare un cinema fatto di un artificio tale per cui c'era una commedia nascosta dentro un film drammatico. e Utilizzando un meccanismo di sorpresa che nel film secondo me era molto forte, e è un film che ha una serie di fan accanitissimi di persone che lo reputano una cosa enorme, eh, ma che non è arrivato bene al grande pubblico, un po' per sfortuna, perché è un film che è uscito a settembre, doveva uscire a fine stagione, poi per una serie di vicissitudini. Non è uscito in quel periodo, ed è riuscito a settembre in una delle estati più lunghe e calde della storia d'Italia, che io ho odiato, io adoro il caldo, adoro l'estate, ma quell'anno l'ho odiata perché agli inizi di ottobre i miei amici dicevano, guarda Maurizio, non siamo ancora andati al cinema a vedere, perché stiamo in barca e quindi immaginati il danno che è stato per me. Però insomma, poi si sa, il cinema ti dà una e nelle migliori delle cose due possibilità, due weekend, se ti è andata bene, ma in genere è uno, e quindi, se nel primo weekend non hai riempito, lascia perdere che non avevano riempito manco gli altri perché non ci andava nessuno al cinema in quei giorni. Tuttavia eh, funziona così e quindi è un film che ha avuto meno successo di quello che poteva. Secondo me, invece, è un film molto bello, interessante e io credo anche per essere un'opera prima, lo dico con mh, quasi dieci anni ormai di, di esperienza successiva. Mi sembra un film girato molto bene. Pur essendo girato da un regista che era esordiente. A mio parere, un ottimo film, a me è piaciuto tanto. Poi ci hai riprovato lo so, con, so. <ride> hai riprovato con eh, Babbo Natale non viene da Nord. Un film diverso. Assolutamente è una commediola, io lo dico commediola, ma non è, eh, diciamo, un'accezione negativa. È, è, è un film che è volutamente scritto, e girato senza pretese che aveva invece una donna per la vita è un film secondo me molto divertente con dei buoni sentimenti però è una scelta io credo molto nell'entertainment no? io credo che si possa decidere di fare uh, un, un qualcosa che abbia uno scopo principale quello di divertire e di creare un'atmosfera positiva nelle persone quel film aveva questo scopo e credo ci sia riuscito molto bene perché insomma è un film che che piace paradossalmente è piaciuto anche di più anche alla critica perché eh, c'è una parte della critica che invece aveva parlato molto male di una donna per la vita che ne ha parlato anche molto bene, probabilmente anche perché è un film che la critica mi concedeva di più. Non so se è chiaro che voglio dire, cioè più giusto per me no, il tentativo di una donna per la vita forse era troppo autoriale per essermi eh, diciamo concesso, va ah, per capirci. Maurizio, tutti attendono un nuovo film dove i protagonisti siano Maurizio Casagrande e Vincenzo Salemme. Sarà possibile in futuro oppure al momento... Guarda, Perché allora, qualcuno ma... a quei tempi ha parlato di un litigio che non c'è mai stato, di siete amici oh, per domani. Sì, siamo ottimi amici e abbiamo fatto adesso, per esempio a dicembre abbiamo fatto la commedia Vincenzo mi ha chiamato perché faceva i, in televisione alla Rai faceva i, su Rai 2 le sue commedie, tre sue commedie mi ha detto guarda Maurizio ce n'è una che vorrei che tu facessi che avevamo fatto a teatro insieme e quindi se ti facesse piacere io ho detto ma certo che mi fa piacere l'ho fatta ed è stato bellissimo ritrovarsi anche perché abbiamo ritrovato i ritmi dell'epoca forse addirittura più veloci, legati alle esperienze che abbiamo fatto dopo, come se non avessimo mai smesso di lavorare. Quindi sul piano dell'esperienza è stato molto interessante non c'è nessun motivo per cui non accada. Il problema è che non ci sono manco motivi per cui accada. Il motivo per cui accada ci vorrebbe un produttore che dice "Ma sì, proviamoci". Mentre invece, ripeto molto spesso è capitato che non dico quale, ma è stato un film in cui mi aveva contattato Vincenzo per, per avermi nel, nel film e poi invece la produzione ha preferito altre scelte e questo eh, la dice lunga insomma su certe idee Maurizio eh, ovviamente sì. di futuro parleremo tra poco però parlare di futuro in questo momento è molto complicato perché eh, questo covid-19 ha messo in ginocchio il settore cinematografico teatrale del mondo dello spettacolo in genere e, e lo stato tra virgolette o no? Al momento ha fatto veramente molto poco. Um, io ero abbastanza arrabbiato perché ogni volta che sentivo parlare eh, di, di categorie non, non si sfiorava neanche una categoria che in qualche modo somigliasse a quella del mondo dello spettacolo. Poi pian piano c'è stato qualcosa. Per il momento il qualcosa è stato veramente molto poco concreto eh, sento delle proposte che mi spaventano poi ci sono delle cose che non mi convincono ci sono delle cose per cui dici per esempio a teatro quando si potrà andare bisogna andare distanziati io non riesco a capire il senso di andare mh, a teatro non si va da soli non credo che nessuno io, insomma il pubblico che va da le persone che vanno da solo al cinema o a teatro mh, non ce ne sono moltissime no sono degli appassionati ma sono delle del, come dire, delle bosche bianche la maggioranza delle persone va in coppia o addirittura in gruppo a teatro quindi sono persone che in qualche modo convivono tra di loro mi sembra ridicolo dover dividere due persone che arrivano da casa insieme, si mettono nella stessa macchina, entrano nel teatro e a quel punto vanno divisi a un metro e mezzo durante la la fruizione dello spettacolo per poi riunirsi, rimettersi in macchina e andare a casa, casomai a fare l'amore perché sono marito e moglie. Cioè, dico è, è un po' strano, c'è cioè qualcosa bisognerà un po' rivedere le cose. Perché se è vero che il problema sarà a lungo, è anche vero che noi non possiamo permettere che muoia un settore, cioè, non è possibile, cioè, è inquietante. Sì se non dovessero riaprire gli spazi dove si deve fare lo spettacolo. Sì, perché trovare forme alternative va bene, ma deve essere un periodo breve di attesa di ricominciare, non al posto del teatro faremo qualcosa, perché il teatro è quel luogo dove si mettono delle persone insieme, che si chiama pubblico, che diventa pubblico perché sono un gruppo di persone insieme. Quando le persone sono troppo lontane non è pubblico, eh, sono dei singoli che in qualche modo stanno da soli. Non si fanno coinvolgere nel bene e nel male dagli altri vicini e quindi non è più pubblico, diventa un singolo in mezzo a tanti singoli che guardano e fruiscono uno spettacolo alterando completamente il meccanismo. Quindi il problema sanitario sicuramente esiste e bisogna affrontarlo, ma bisogna anche capire insomma, che bisogna fare il massimo possibile per far sì che un problema sanitario non uccida una delle cose più a mio avviso più forti e belle che l'uomo ha inventato. Maurizio, il controsenso è che in questi due mesi che gli italiani sono stati costretti a rimanere in casa, hanno utilizzato molto quella che è la televisione, quindi oppure DVD, eh, video in streaming, quindi il mondo dello spettacolo ha contribuito parecchio a far rimanere Ma la gente in casa. Io mi sono trovato e mi sono sentito responsabile del benessere psicologico delle persone. Tu dici, ti senti avanti? No, perché i messaggi che mi scrivevano, le persone che dicevano ti prego, ti prego, fai qualcosa, siamo depressi, siamo tristi, tu che puoi, tu che sei simpatico, tu che hai questa diciamo, positività nel, nell'arrivare alla gente, tu non ci abbandonare, non ci abbandonare, Tant è davvero che ho prodotto tanta roba. Che mi sono sentito in dovere, tra cui una cosa che è stata anche un grande successo, che non so se hai visto, è quella cosa del ehm, che ho fatto raccogliendo un po' di vip, che si chiamava Io resto a casa mo', eh, parafrasando e facendo una sorta di parodi parodia di Quelli della notte, che era la canzone di Arbore di Malanotte No, che è diventato Io resto a casa mo', e quindi ne ho fatto un, un inno al rimanere in casa, con serenità, raccontando i problemi, perché star chiusi in casa non piace a nessuno, eh? perché noi c'è qualcuno che è contento, tranne quelli che non vogliono incontrare gli altri, ma insomma sono pochissimi. Ma gli altri che vorrebbero stare, compreso me, per strada, in mezzo agli altri, a incontrare persone, amici sconosciuti. È anche bello incontrare le persone che non conosci. Stare in casa mi sembrava importante. Il mondo dello spettacolo ha fatto tantissimo perché è importante chi ha scritto libri. Eh, leggere un libro, guardare un film, guardare una commedia, avere intrattenimento è fondamentale e però poi in un momento in cui si è stato chiuso in casa, tutto è così importante, però poi per questo settore nessuno ha fatto nulla, Solo sono dimenticati e pian piano adesso spero che lo ma facendo qualcosa di concreto per le persone. Per il settore, quando si parla di settori, si parla dei teatri, ma i teatri non sono quattro mura, sono tutto un mondo di persone che lavora per il teatro. E gli attori sono la punta dell'iceberg, il capocomico ancora di più. Cioè Maurizio Casagrande è una puntina di un'enorme piramide di cose che si muovono prima di arrivare a quella sera dello spettacolo. E tutta quella gente, chi ci pensa? Boh, bisogna pensarci. Non basta dire facciamo il teatro in tv, bellissimo fare delle cose in televisione, ma per fare le cose in televisione lavorano gli attori, quattro tecnici e poi tutto quel mondo che c'era in teatro che fa? Si guarda la commedia in teatro? Maurizio, cosa farai quando tutto questo sarà terminato? La prima cosa che ti viene in mente? Guarda abbracciare la gente. <ride> Io sono un carnalone. Uh, pensa che quando capita che usciamo insieme c'è la mia fidanzata che è una, una bellissima donna, uh, simpatica, ma non espansivissima come me. Io sono uno che perde tempo con chiunque, quindi qualche volta che usciamo insieme lei dice che parlo, una volta che usciamo insieme ti fermi con chiunque. Sì, mi fermerò praticamente, farò una passeggiata che deve durare 18 ore. Questa è la prima cosa che farà Maurizio Casagrande. Mentre il mondo sì. dello spettacolo. già si è Passeg... carreggiata, non intendo muovermi all'esterno. Intendo incontrare persone, fermarmi a parlare con chiunque. Ecco questo intendevo. Maurizio, condividi eh, la scelta di dover riaprire i set in questo momento? Non è un po' presto, vista la situazione? Guarda, eh, questa storia dei set, infatti, la trovo un po' strana perché. È un po' come si parla del calcio, cioè le regole sul set sì, ma ci sono gli attori e gli attori dovranno stare vicini perché non si può pensare di mantenere le distanze di sicurezza quando stai girando una commedia che non parli di COVID. Perché, certo, si può fare un film, dico una fiction che parla del COVID, allora tutti con le mascherine eh, va e vabbè. ma se stiamo parlando di due persone che si vogliono bene o due che litigano e che si dicono le cose in faccia urlando e si sputacchiano. <ride> in faccia presi dalla verve di quello che stanno facendo è un problema dici ma sei con i certificati medici eh, eh. ma con i certificati medici c'è cioè, si fa il tampone prima di cominciare perché che facciamo li chiudiamo tutti gli attori tutti i tecnici li chiudiamo da qualche parte che non incontrano nessuno non lo so mi sembra io mi auguro che al più presto si trovi la cura io Penso che il grande investimento che vada fatto è quello di trovare una cura, i palliativi per far cominciare le cose così storte, strane, con gente in mezzo che dice cose, ma che non ha mai fatto questo mestiere, mi sta parlando di cose che non conosce in qualche modo e quindi che propone cose, no? come quei grandi architetti che fanno i teatri, però non hanno mai fatto teatro sbagliano, pur essendo bravi architetti, non sanno come va fatto il teatro perché non hanno mai vissuto il teatro. Allora il problema è questo, no? dobbiamo ricostruire, ma in questo momento io penso che ci vogliono aiuti in maniera tale che tutti possano aspettare di ricominciare veramente a fare questo mestiere e a mettere in, in preventivo da parte del governo parlo tutte quelle iniziative da fare quando dovrà ripartire in modo tale che tutti o perlomeno la stragrande maggioranza abbiano avuto la possibilità di sopravvivere nel periodo in cui bisogna sopravvivere ma che abbiano i mezzi per ricominciare e quello è fondamentale Secondo me è la cosa più importante più che pensare a come cominciare a far male delle cose, ecco questo voglio dire. Maurizio. Dove ti rivedremo presto? A teatro, cinema? <ride> o a televisione? Non lo so. Onestamente non te lo so dire. Io avevo una serie di progetti aperti che sono un po' svaniti. C'è qualcosa che ancora si muove. Insomma, io sono in attesa degli eventi. E ritengo al momento di dover innanzitutto stare fermo, aspettare, dare una mano alle persone che stanno a casa, anche raccontandogli una barzelletta, <ride> non le racconto voglio dire per dire fare qualcosa di divertente e, e, e dare un po' di serenità alle persone che sono depresse, e niente per, per il resto, aspettare la cura. Noi siamo bravi, gli esseri umani, quando hanno un problema serio, lo affrontano e lo superano. Dobbiamo investire molto nel, nel ricerca, nella ricerca, risolvere questo problema e far sì che questo Covid, scompaia o non scompaia, non sia più un problema, Maurizio, eh, quindi eh, ci stiamo avviando alla conclusione e ci hai fatto trascorrere una buona mezz'ora in tua compagnia. È sempre un piacere ritrovarti. Questa volta in video, ah, beh, in eh... video <ride> o oh, oh, in <ride> voce. Eh sì, speriamo, Maurizio, speriamo di risentirci quando tutto questo sarà finito per parlare dei progetti, di belle cose. Va bene? Bene, assolutamente sì. E continuo a dire ricordiamoci che questo è un settore fondamentale. Un settore fondamentale per una società sana e evoluta. Se diventiamo una società che pensa che la cosa principale è eh, la salute, e quindi per la salute bisogna diventare degli esseri che non sognano più. No, non ci sto. E ricordiamocelo tutti. Maurizio, un grande abbraccio e alla prossima. Grazie di tutto. Ciao.